Benvenuti, ben ritrovati. Apriamo il nostro telegiornale di oggi sabato con la notizia del giorno che affidiamo alle considerazioni della consigliera comunale di Trapani Anna Garuccio, che contesta la regolarità dell'affidamento del canile comunale del capoluogo a un gruppo di volontari. Secondo la Garuccio è da rivedere tutta questa procedura di affidamento e ha inviato una nota ufficiale all'assessorato regionale oltre che al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchila. Il canile e l'ambulatorio veterinario comunali di Via Tunisi a Trapani sarebbero gestiti al di fuori di norme e regolamenti e affidati ad un'associazione priva dei requisiti di legge. Lo sostiene la consigliera di opposizione al Consiglio Comunale di Trapani, Anna Garuccio, che ha inviato una nota ufficiale all'amministrazione comunale, al Dipartimento Veterinario dell'ASP e all'assessorato regionale alla salute e alla presidente dell'associazione che gestisce il canile, Codine Felici. Secondo Garuccio, la convenzione di affidamento della struttura e del servizio di accalappiamento tra un gruppo di volontari sotto l'egida dell'Associazione Codine Felici e il Comune di Trapani sarebbe irregolare. In primo luogo, dice la consigliera, l'associazione al momento della convenzione non risultava iscritta allo specifico albo regionale e non lo è ancora oggi. In secondo luogo, sottolinea ancora Garuccio, il contratto o la convenzione non risulta essere stato mai perfezionato, sicché si deve dedurre che la gestione dell'immobile di Via Tunisi e dei cani da circa un anno viene condotta senza regolarità amministrativa e legale. Con l'aggravante, aggiunge la consigliera, del palese consenso dell'amministrazione e della circostanza ribadita dalla stessa presidente dell'associazione Progetto Casa Codine Felice, che affermerebbe di non avere mai sottoscritto il contratto o convenzione bilaterale, tanto che la stessa, ricorda Anna Garuccio, non fa mistero del fatto che nessun documento le è stato mai sottoposto per la sottoscrizione. Sempre la stessa presidente dell'associazione Codine Felici avrebbe chiarito alla dirigente del settimo settore che le volontarie impegnate nel canile avrebbero dovuto prestare un aiuto saltuario. Invece, rileva la consigliera Garuccio, sembrerebbe che da un anno non esista saltuarietà, ma costante gestione dei cani randaggi. Al punto che la stessa dirigente ha dichiarato che l'anno trascorso nessun cane rinvenuto è stato trasferito al canile convenzionato di Caltanissetta e l'assessore Andrea Vassallo ripete che tali volontari hanno fatto risparmiare al comune 300.000 euro. Infine, Garuccio rileva che la presidente dell'associazione Codine Felici ha rifiutato per il 2021 l'affiliazione al gruppo di volontari trapanesi che gestiscono il canile. La consigliera si chiede perché il servizio non sia stato affidato con bando pubblico o in alternativa affidato alla Trapani Servizi, che ne avrebbe le competenze e il personale, e chiede all'amministrazione comunale di regolarizzare la gestione non chiara che ha consentito e favorito fino ad oggi. Vi sono poi tutta una serie di contestazioni relative alla materiale gestione del canile, di cui ci occuperemo in futuro. Bene, questa era la notizia del giorno, breve pausa e andiamo con il resto delle notizie. I titoli di oggi: boom di contagi e zona rossa, oltre 300 nuovi positivi in provincia di Trapani e da mezzanotte di oggi ritorna la zona rossa in tutta la regione. Le restrizioni di Musumeci le approfondiamo soprattutto l'ordinanza del presidente Nello Musumeci, ci sono misure più rigorose. Poi invece vi spieghiamo perché sono stati messi i sigilli al campo sorrentino, è stato inibito l'accesso al centro sportivo di proprietà del Comune di Trapani, la decisione d'intesa con il curatore fallimentare del Trapani Calcio. Poi andiamo ad Erice a vedere il restauro per il Castello di Venere, dalla regione è in arrivo il finanziamento, ristrutturazione anche per il convento dei Cappuccini. E poi lo sport con i Granata che cercano la prima vittoria in casa, domani al Palaconad arriva il fanalino di coda Bergamo, inizio della partita alle 16. Invece ritorniamo con l'approfondimento a parlare di Covid-19 perché c'è questa ricerca tutta trapanese che è stata approvata dai circuiti internazionali scientifici che dimostrerebbe come il SARS-CoV-2 attacca anche il cavo orale. Ma intanto vediamo di capire che cosa succede da mezzanotte di oggi in Sicilia. Siamo zona rossa per 2 settimane, quindi fino a domenica 31 gennaio. Vediamo. L'istituzione della zona rossa in Sicilia è stata disposta con l'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci, che recepisce i contenuti dell'ultimo DPCM e in linea con quanto deciso dal governo nazionale per l'isola.
alle regole previste dalla normativa nazionale per la zona rossa, nell'ordinanza del presidente Musumeci, d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza, sono state aggiunte delle misure ancora più restrittive, ovvero che non sarà consentito fare visita ad amici e parenti. Per quanto riguarda le lezioni scolastiche, saranno in presenza gli asili nido, la scuola dell'infanzia, le elementari e il primo anno delle medie, mentre per le altre classi si continuerà con la didattica a distanza. Dunque, la Sicilia sarà zona rossa per 2 settimane per il presidente Musumeci. Davanti ai dati dei contagi, sempre più allarmanti, non c'è altra soluzione. Ho appena firmato l'ordinanza con la quale si recepisce il DPCM e quindi la condivisione che il ministro Speranza ha voluto fare della nostra richiesta di istituire in tutta la Sicilia la zona rossa. I dati sono allarmanti e purtroppo non c'è altra soluzione. Non si può giocare con la vita e con la salute delle persone. Sul fronte scolastico torneranno a scuola i ragazzi delle elementari e della prima media. Per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado varrà la didattica a distanza. Sono convinto che la ordinanza, senza le misure di vigilanza e senza le necessarie sanzioni, rischia di essere inutile. Ecco perché rivolgo ancora un appello ai prefetti e ai sindaci affinché le forze dell'ordine e la polizia municipale possano essere mobilitate per questo tipo di attività. Ma andiamo a vedere quali sono nello specifico queste regole che scattano da mezzanotte con la zona rossa in tutta la Sicilia. Mobilità, divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, divieto di accesso e allontanamento dal proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Divieto di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e privato all'interno del territorio comunale, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro per l'acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità per ragioni di natura sanitaria. Diversamente da quanto previsto dal DPCM, sono vietati anche gli spostamenti una volta al giorno verso una sola abitazione privata nei limiti di 2 persone per fare visita ad amici e parenti. Vengono mantenuti i controlli per i passeggeri in arrivo nell'isola, ovvero registrazione obbligatoria sul sito dedicato e tampone rapido. In linea col DPCM svolgeranno attività didattica in presenza i servizi educativi per l'infanzia, la scuola dell'infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tutte le altre classi scolastiche e le università continueranno con la didattica a distanza. Resta la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori e per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Restano sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Aperti lavanderie, barbieri e parrucchieri, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Ristorazione, sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, nel senso che nessun cliente può entrare nei suddetti locali a consumare. Resta però consentito l'asporto fino alle 18, ma con assoluto divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali. Alle sole attività con prevalenza del codice Ateco della ristorazione è consentito la consegna a domicilio fino alle 22, quindi ristoranti e pizzerie sono esclusi, bar, pub, paninerie. Tutto questo perché, per esempio, in provincia di Trapani ci sono più di 300 nuovi positivi. Boom, letteralmente, sta esplodendo la città di Marsala con più 112, ci sono 707 casi di positività. Trapani invece è di nuovo sopra quota 500, Erice poco al di sotto delle 200, casi, dei 200 casi riscontrati di positività. Vediamo. I dati della provincia di Trapani giustificano la dichiarazione di zona rossa. Gli accertati positivi sono 2.626,
Un altro decesso porta il totale dei morti dall'inizio della pandemia a 151 persone. Sono 16, come ieri, i ricoverati in terapia intensiva, ma i ricoverati con sintomi nei reparti di Marsala, Mazara del Vallo e Partinico salgono a 159. Preoccupante l'incremento di nuovi positivi a Marsala, altre 112 persone si aggiungono alle 595 di ieri per un totale oggi di 707 positivi. Anche il dato di Trapani non è confortante con 521 positivi più 32, ai quali vanno aggiunti per gli aspetti di contiguità urbanistica anche i 195 casi di Erice e i 67 di Paceco. Consistente incremento anche a Mazara del Vallo, 357 positivi più 48, infine Alcamo 188 più 12, stabile il dato di Valderice a 101. Sono 78 le persone che in provincia di Trapani hanno potuto lasciare l'isolamento obbligatorio dopo essere risultate negative al tampone molecolare di controllo. Il numero dei guariti totali sale a 5.462, ma come detto sono i 348 nuovi positivi in più rispetto a ieri che preoccupano, ma frutto di una ricerca epidemiologica più accurata. Sono stati somministrati 1.192 tamponi molecolari e 909 test rapidi per la ricerca dell'antigene. Ad oggi, dall'inizio della pandemia, nella provincia di Trapani 8.239 persone sono state infettate dal virus SARS-CoV-2 con un indice di prevalenza dell'infezione di 1,89% della popolazione complessiva di 435.000 abitanti circa. Con 151 decessi complessivi l'indice di letalità rispetto ai contagiati è dell'1,83%. Ci fermiamo per adesso con questa prima parte del TG, il resto delle notizie tra poco. Adesso parleremo dei sigilli al campo sorrentino, decisione d'intesa con il curatore fallimentare del Trapani Calcio. Poi andiamo ad Erice a vedere il restauro del Castello di Venere e ovviamente ci soffermiamo sulla giornata sportiva, sul weekend sportivo. In particolare parleremo della prima vittoria ricercata in casa dai Granata della Pallacanestro Trapani. Ma intanto, sempre per rimanere in questioni sportive, ma non solo, vediamo perché è stato inibito l'accesso al centro sportivo sorrentino, che è di proprietà del comune. Una soluzione momentanea raggiunta in accordo con il curatore fallimentare proprio del Trapani Calcio. Federico Tarantino ci racconta tutto. Sigilli al centro sportivo Roberto Sorrentino di proprietà del comune di Trapani. A metterli è stato il curatore fallimentare del Trapani, Alberto Piacentino, con decisione presa nelle scorse ore. Si tratta di un provvedimento cautelare al fine di conservare l'integrità dei beni mobili di proprietà della società Granata, recentemente dichiarata fallita dal Tribunale di Trapani. Una decisione giunta anche in accordo con il Comune di Trapani, proprietario dell'impianto sportivo. Il Roberto Sorrentino è in evidente stato di abbandono e da un momento all'altro potrebbe essere in balia dei vandali, come già accaduto spiacevolmente nei mesi scorsi e in altri impianti trapanesi. I vigili urbani da settimane stanno monitorando l'impianto sportivo, dove inoltre alcune società del territorio ne avrebbero fatto utilizzo impropriamente. Allenamenti sotto forma di sgambature con formazioni contrapposte atletiche, per differenziarsi indossano inoltre le pettorine colorate. Sedute peraltro vietate da alcuni mesi secondo i divieti imposti dal governo per combattere la diffusione del coronavirus. Dopo i sigilli comunque è attesa la soluzione che possa dare lustro e vita al Sorrentino. Il comune di Trapani, non appena saranno completate le verifiche del curatore fallimentare del Trapani, romperà l'accordo con la società Granata fallita nelle scorse settimane. Una convenzione mai firmata. Inoltre, considerata l'assenza prolungata del certificato della struttura, giunta solamente a novembre e dopo 2 anni dalla vittoria del bando. Il comune di Trapani, nel momento in cui si riapproprierà del tutto del Sorrentino, avrà 3 ipotesi. Scorrere l'ultimo bando d'aggiudicazione e quindi affidare la struttura all'Accademia Sport Trapani, effettuare una nuova gara d'assegnazione oppure procedere all'affidamento diretto, limitato nel tempo, come già avvenuto con il Palaconad e la Pallacanestro Trapani. Il governo Musumeci ha finanziato la riqualificazione del Castello di Venere ad Erice ed anche il recupero del convento dei Cappuccini. Vediamo. Il Castello di Venere, l'ex convento dei Cappuccini, dove recentemente si sono trasferite le suore del monastero del Sacro Cuore di Alcamo, saranno ristrutturati.
il governo Musumeci. Su proposta dell'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Alberto Samonà e all'assessore all'economia Gaetano Armao, ha dato il via libera a una rimodulazione delle somme del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud per finanziare tutti e due gli interventi. Dopo il parere favorevole della soprintendenza di Trapani, infatti, la somma complessiva di 3 milioni e 300 mila euro è stata ripartita tra il Castello di Venere e l'ex convento. 1 milione e 200 mila euro sono stati destinati per l'intervento di riqualificazione funzionale e renderizzazione del castello, mentre per la rifunzionalizzazione e il restauro conservativo del convento dei Cappuccini sono disponibili poco più di 2 milioni di euro. Per il Presidente Musumeci, con la riassegnazione dello stanziamento inizialmente previsto per il solo Castello di Venere, sarà possibile dare risposta all'esigenza di valorizzare due beni culturali di grande importanza nel prezioso contesto di Erice, evidenziando come adesso entrambi i progetti, curati dalla soprintendenza di Trapani, potranno finalmente essere realizzati. La Giunta regionale ha inoltre deliberato di appostare sul POC ulteriori 2 milioni di euro per integrare le risorse finanziarie destinate all'intervento di riqualificazione del Castello di Venere, portando così complessivamente a 5 milioni e 300 mila euro i fondi per il recupero dei due beni culturali della città di Erice. Gli appuntamenti su Telesud prevedono questa sera alle 19.40 e poi alle 22.40 la messa in onda del magazine che racchiude i principali servizi della settimana. Invece vi ricordo che domani dalle 13 e poi alle 13 e poi alle 19 andrà in onda la replica della rubrica di salute e benessere intitolata Sapere Vivere, condotta da Stefania Renda. Il meteo e poi lo sport. Nel pomeriggio di oggi è previsto cielo nuvoloso con vento da nord-est, il mare sarà molto mosso e le temperature rimarranno stabili sugli 11 gradi. In serata è previsto cielo sereno o poco nuvoloso con vento di grecale e mare molto mosso, le temperature saranno stabili sugli 8 gradi. Per domani mattina previsto vento da ovest e sud-ovest, con cielo nuvoloso e piogge modeste. Il mare sarà mosso e le temperature saranno comprese fra gli 11 e i 12 gradi. Nel pomeriggio di domani previsto ancora cielo nuvoloso con modeste piogge e vento di maestrale. Il mare sarà molto mosso e le temperature saranno comprese fra i 12 e i 13 gradi. La Pallacanestro Trapani domani ospita al Palacona da partire dalle 16 il Fanarino di Coda Bergamo. La squadra del coach Daniele Parente cerca il primo successo interno della stagione per uscire dal difficile momento che sta attraversando. Ascoltiamo la presentazione dell'incontro attraverso le parole di Fabrizio Canella, che è l'assistant coach della 2B Control. Torniamo in casa e come sappiamo le prossime due partite casalinghe le vogliamo vincere assolutamente, sia per il morale sia per la classifica. Bergamo, è vero che in questo momento, se guardiamo la classifica, Bergamo è ultima con 0 vittorie, ma come ha dimostrato anche nell'ultima partita con Tortona, è una squadra molto forte. Gli americani esperti come Tony Easley, che conosciamo già, una vecchia conoscenza come Ray Pullazzi, Masciadri, Zugno, hanno giocatori giovani, forti ed esperienze. Da campo, che gioca in quintetto, arriva dall'America, ma nonostante sia giovane ha già dimostrato molto. Quindi non dobbiamo guardare la classifica, ma dobbiamo guardare la squadra. Il coach lo conosciamo benissimo, Calvani, quindi una squadra ben allenata. Dobbiamo fare molto molto di più in difesa e partire dall'ultimo quarto di Verona, dove abbiamo subito solo 9 punti. Sicuramente Curtis non ci sarà per i prossimi 40-50 giorni. Andrea è tornato solo ieri ad allenarsi, quindi sappiamo benissimo che dopo uno stop così lungo non saranno due allenamenti e purtroppo metterlo in condizione, quindi ci aspettiamo un minutaggio basso domenica. E Bogdan, un giocatore che seguivamo già, giovane ma di esperienza, ha già dimostrato molto in Serie B, un atleta con punti nelle mani, sicuramente ci potrà dare una grossa mano.
La sua sfortuna è stata che anche lui purtroppo negli ultimi 15 giorni non si è allenato a causa Covid. Avrà anche lui pochi minuti, ma è sicuramente meglio averli che non averli rispetto all'ultima partita con Verona. Invece adesso andiamo a vedere che cosa aspetta il Dattilo che va in trasferta sul campo della città di Sant'Agata. Il Dattilo torna in campo a distanza di 2 settimane dall'ultima volta. Domani la formazione biancoverde di mister Ignazio Chianetta affronterà il Città di Sant'Agata in trasferta per la 12ª giornata del campionato di Serie D. Sarà una delle poche partite che si disputerà del turno previsto. Nel girone 1, infatti, sono state rinviate 4 gare a seguito di positività al Covid-19. Il Città di Sant'Agata ha iniziato il campionato con notevoli difficoltà ed ha raccolto solamente 9 punti. La formazione messinese, però, sta cercando di risollevarsi inserendo dei giocatori, facendo ausilio al mercato invernale. A guidare il Città di Sant'Agata c'è mister Domenico Giampà, ex giocatore del Messina in Serie A, che lo scorso 7 gennaio ha preso il posto di Pasquale Ferrara. Una gara importante, quella che si giocherà domani, con 2 formazioni contrapposte alla ricerca del risultato. Il Dattilo rischia di essere risucchiato dalla zona play-out, mentre il Città di Sant'Agata punta ad uscire dalla zona calda della classifica del girone 1 del campionato di Serie D. Tra le fila dei bianco-blu si segnano le presenze in rosa di Matteo Bruno, Riccardo Ferrara, Domenico Mistretta e Fabio Lagna, tutti giocatori cresciuti nel vivaio del Trapani. Scende invece in campo oggi l'handball Erice nella gara casalinga contro la pallamano Leno. Vediamo. Alle 14.30 inizierà la partita al Palacardella fra l'handball Erice e la pallamano Leno. Si tratta della seconda partita del girone di ritorno del campionato di Serie A femminile di pallamano. Un match in cui il tecnico Fernando González Gutiérrez non potrà contare su Ravaz e Barriero, assenti per infortunio. Una gara che pone le arpie favorite sulla formazione avversaria. Il Leno infatti si trova nella parte bassa della classifica ed ha conquistato solamente 7 punti, al contrario dell'handball Erice che si trova al 4º posto del torneo. Nonostante i favori del pronostico, la formazione ericina, per voce del general manager Norbert Biasizzo, non vuole sottovalutare il match, considerando anche la posizione del Leno che pone la squadra ospite alla ricerca di punti. Nella gara d'andata, l'handball Erice vinse agevolmente l'incontro, un successo che le ericine sperano di replicare. Per questo approfondimento parliamo ancora di Covid-19. C'è una ricerca alla quale ha lavorato una odontoiatra trapanese, la dottoressa Stefania Morici, ricerca pubblicata su riviste scientifiche di settore, che praticamente dimostrerebbe come il virus SARS-CoV-2 attaccherebbe anche il cavo orale. Vi spieghiamo tutto in questo approfondito servizio. Il Covid-19 attacca anche la bocca, è il risultato al quale è giunta una ricerca dell'odontoiatra trapanese Stefania Morici e pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Medical Research and Health Education. Lo studio ha preso in considerazione la cavità orale in pazienti italiani e spagnoli affetti da Covid-19 e sottolinea come vi si creino delle lesioni simili all'afta, arrivando ad un'ulcera coperta da pseudomembrane sulla superficie del labbro, il quale a sua volta diventa necrotico o in alternativa compaiono delle vesciche. Questa ricerca scientifica nasce fondamentalmente da una valutazione clinica molto dettagliata. Essendo il cavo orale lo specchio di quelle che possono essere le patologie a livello sistemico, ci siamo chiesti se l'infezione dal Covid-19 poteva avere delle manifestazioni cliniche, delle lesioni dettagliate che comunque potevano differenziarne da altre patologie a livello orale. Scendendo nel campo, proprio applicando le valutazioni su Covid Hospital, ci siamo effettivamente resi conto che sia a livello organico, quindi proprio cellulare, che a livello locale esistevano delle lesioni che vanno in diagnosi differenziali, ma che sono specifiche per il Covid-19. L'evidenza clinica ha dimostrato che il Covid-19 può essere un virus multiorgano e colpire il sistema nervoso centrale con vomito, diarrea e mal di testa, ed anche quello periferico, con nevralgia, ipogeusia, vasculite dermica sistemica, soprattutto negli arti inferiori, muscoli glutei e bocca.
tutte manifestazioni che hanno un quadro infiammatorio specifico. Secondo le cartelle, i rapporti clinici e fotografici dei pazienti, forniti dalla professoressa Galván Casas dell'Università di Madrid e dal dottore Armato, pneumologo dell'ospedale di Trapani Covid-19, la bocca è anche un bersaglio del Covid, il quale si manifesta con lesioni di tipo virale nella bocca e nei tessuti periorali. Antigeni specifici di compatibilità istologica sono stati rilevati con la diffusione del nuovo coronavirus e la malattia ha dimostrato di avere una recidiva clinica nel 90% dei casi. Un fattore predisponente è rappresentato dall'immunosoppressione da cause virali. I pazienti affetti da Covid-19 con forme gravi della malattia presentano un'iperkeratizzazione circolare dell'epitelio con lisi ematica in superficie, in particolare l'anantema gengivale maggiore in entrambe le arcate dentali. Il virus si replica nell'epitelio polmonare e quindi si diffonde nella pelle e nelle mucose sotto forma di piccole maculopapule eritematose che si rompono e si sviluppano in eruzioni coperte da croste. Uno dei segni clinici più diffusi è l'anantema della mucosa della bocca, che presenta vesciche puntiformi circondate da un alone eritematoso. In alcuni casi, inoltre, sono state anche riscontrate delle lesioni simili all'afta epizootica della mucosa intraorale, a partire da piccole macchie di 1-2 mm, le quali in pochi giorni si uniscono a formare un'unica ulcera coperta da pseudomembrane sulla superficie del labbro. Le labbra appaiono gonfie, screpolate e coperte da escrescenze sanguinanti che diventano necrotiche, chiaramente delimitate da tessuto eritematoso duro e fibrina. Infine, sono emersi importanti punti di riflessione sui possibili effetti delle terapie farmacologiche attualmente in uso sui pazienti affetti da Covid-19 e sulla remissione di tutti i sintomi e segni clinici anche a livello della bocca. Bene, in questa parte del TG vi facciamo ripercorrere, lo facciamo assieme appunto, quali sono le novità che scattano da questa notte, da mezzanotte in poi per 2 settimane, cioè fino a domenica 31 gennaio in Sicilia, visto che siamo zona rossa. Ci sono regole che sono diverse da quelle che sono state adottate dal governo nazionale, tutte e solo per la Sicilia. Vi condensiamo tutto in questo riepilogo, insomma. I dati della provincia di Trapani giustificano la dichiarazione di zona rossa. Gli accertati positivi sono 2626. Un altro decesso porta il totale dei morti dall'inizio della pandemia a 151 persone. Sono 16, come ieri, i ricoverati in terapia intensiva, ma i ricoverati con sintomi nei reparti di Marsala, Mazara del Vallo e Partinico salgono a 159. Preoccupante l'incremento di nuovi positivi a Marsala, altre 112 persone si aggiungono alle 595 di ieri per un totale oggi di 707 positivi. Anche il dato di Trapani non è confortante con 521 positivi più 32, ai quali vanno aggiunti per gli aspetti di contiguità urbanistica anche i 195 casi di Erice e i 67 di Paceco. Consistente incremento anche a Mazara del Vallo, 357 positivi più 48, infine Alcamo 188 più 12, stabile il dato di Valderice a 101. Sono 78 le persone che in provincia di Trapani hanno potuto lasciare l'isolamento obbligatorio dopo essere risultate negative al tampone molecolare di controllo. Il numero dei guariti totali sale a 5.462, ma come detto sono i 348 nuovi positivi in più rispetto a ieri che preoccupano, ma frutto di una ricerca epidemiologica più accurata. Sono stati somministrati 1.192 tamponi molecolari e 909 test rapidi per la ricerca dell'antigene. Ad oggi, dall'inizio della pandemia, nella provincia di Trapani 8.239 persone sono state infettate dal virus SARS-CoV-2 con un indice di prevalenza dell'infezione di 1,89% della popolazione complessiva di 435.000 abitanti circa. Con 151 decessi complessivi l'indice di letalità rispetto ai contagiati è dell'1,83%. Mobilità, divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale. Divieto di accesso e allontanamento dal proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Divieto di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e privato all'interno del territorio comunale, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro per l'acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità per ragioni di natura sanitaria.
Diversamente da quanto previsto dal DPCM, sono vietati anche gli spostamenti una volta al giorno verso una sola abitazione privata, nei limiti di 2 persone, per fare visita ad amici e parenti. Vengono mantenuti i controlli per i passeggeri in arrivo nell'isola, ovvero registrazione obbligatoria sul sito dedicato e tampone rapido. In linea col DPCM svolgeranno attività didattica in presenza i servizi educativi per l'infanzia, la scuola dell'infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tutte le altre classi scolastiche e le università continueranno con la didattica a distanza. Resta la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori e per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Restano sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Aperti lavanderie, barbieri e parrucchieri, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Ristorazione: sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, nel senso che nessun cliente può entrare nei suddetti locali a consumare. Resta però consentito l'asporto fino alle 18, ma con assoluto divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali. Alle sole attività con prevalenza del codice Ateco della ristorazione consentito la consegna a domicilio fino alle 22, quindi ristoranti e pizzerie, sono esclusi bar, pub, paninerie.